Il Vangelo del giorno secondo Giovanni. Oggi è martedì 30 aprile 2024. Dal Vangelo secondo Giovanni, 14° capitolo, dal versetto 27 al versetto 31a. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato». Parola del Signore. Commento al Vangelo del giorno secondo Giovanni. Supporta fratelli e sorelle, preghiamo, con il tuo mi piace a questo video, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per ricevere le notifiche. In queste parole di Gesù ai suoi discepoli troviamo un invito alla pace autentica, una pace che non è condizionata dalle circostanze esterne o dalle turbolenze del mondo. Si tratta di una pace profonda, radicata nell'amore e nella presenza divina. Il suo annuncio di partenza potrebbe sembrare motivo di turbamento, ma egli offre un conforto. Il suo ritorno porterà una gioia più grande. È un messaggio di fiducia e di speranza, un invito a guardare oltre le apparenze e ad affidarsi alla volontà del Padre. La consapevolezza del suo destino imminente, la sua passione e la sua obbedienza al piano divino sono esempi di un amore totale e incondizionato per il Padre Celeste. In queste parole Gesù ci invita a credere, a fidarci e a lasciarci guidare dall'amore divino, che supera ogni potere terreno. Il commento al Vangelo del giorno torna domani alle ore 18 su questo canale, il canale YouTube di Fratelli e Sorelle Preghiamo. Aspettiamo i tuoi commenti sotto questo video.